Spavillante puntata di Cappottini Cotillon. Vesti la tua voglia di essere una star. Siamo più che prontissimi a conoscere la nostra protagonista di oggi e quella che naturalmente è la sua occasione speciale. Partiamo perché davvero non c'è un minuto da perdere. Andiamo a conoscere la nostra ragazza di oggi. Nome: Sara. Cognome: Dalla Torre. Età: 28. Occasione speciale: addio nubilata a Saint-Tropez con le amiche. Che occasione questa qui? Sono già pronta, sto già pensando, sto già sognando. Ti vedo di già lì a Saint-Tropez con le tue amiche a divertirti. Ma intanto tu il vestito da sposa l'hai scelto? Sì, sì, l'ho scelto, siamo pronti. Allora cercheremo di qualcosa naturalmente di più soft, ma sicuramente di super sofisticato per questo weekend a Saint-Tropez. Mamma mia, chissà che cosa avranno in testa quei due, Roby e la mitica Chiara. Ebbene, la nostra Sara è giovanissima ed ha un'occasione più che speciale, quella della cena addio al nubilato, più che cena, diciamo weekend addio al nubilato a Saint-Tropez. Beh, davvero ghiotta, ghiottissima occasione per rendere davvero speciale il lavoro di quest'oggi di Cappottini e Cotillon. Ma io come farei senza la mia metà televisiva, colui che mi aiuta non solo nelle acconciature delle nostre ragazze, ma proprio nello styling vero e proprio. Signori e signori, vi presento come sempre il mio principe azzurro televisivo, Roberto! Eccomi qua, Francesca mi hai chiamato e sono pronto al tuo servizio e al servizio di Sara. Soprattutto al servizio di Sara. Allora, abbiamo analizzato la sua scheda tecnica, tra virgolette, abbiamo visto la sua età e soprattutto abbiamo conosciuto lei e quella che è la sua occasione speciale. Lo ripetiamo ancora una volta: addio al nubilato, weekend a Saint-Tropez. Io vedendo Sara, vedendo la sua biondezza, le sue caratteristiche, un po' l'occasione, dove va a fare questo addio al nubilato, beh, ho già in mente un personaggione. Vediamo se indovini, se siamo in sintonia. Non mi dire anni 60, 70, sì, bionda, Brigitte Bardot? La femme pour excellence. Ma bellissima. Proprio lei, la tua preferita. Allora noi, come avete ben capito, ci ispireremo al look di questa star, alla mitica BB, per costruire insieme il look di Sara per questa occasione davvero speciale. Io so già, perché so leggere nella mente del mitico Roberto, quali potrebbero essere le sue idee. Vedo già Chiara che si sta già preparando e che sta studiando il look per quanto riguarda il make-up della nostra Sara. Poi naturalmente ci sarà il passo successivo, cioè la scelta degli outfit nel paradiso dello shopping dalla nostra Vanessa di Blondie Store. Che dire, noi siamo più che pronti, prontissimi a tuffarci in questa nuova avventura che come sempre ci emoziona e ci regalerà, sono sicura, tantissime soddisfazioni, non solo a noi ma anche, ci auguriamo, a voi e soprattutto alla nostra Sara. Perciò 3, 2, 1, si parte! Moi je joue. Moi je joue, je contre joue. 20 anni vissuti da sex symbol e una trentina passati ad abbattere quell'immagine mitica che il mondo si era fatta di lei. Storia singolare quella di Brigitte Bardot, icona femminile del cinema francese degli anni 60. Nasce da una famiglia benestante il 26 settembre del 1934 a Parigi, nel quartiere residenziale di Passy. In un'autobiografia racconta che da piccola era piuttosto bruttina, pensava solo alla danza e alla musica e per seguire la sua vocazione si iscrisse al conservatorio. Non immaginava che di lì a poco avrebbe dovuto abbandonare il suo sogno per trasformarsi lei in quello proibito di milioni di uomini. A 15 anni appena, la sua carriera è già segnata e nel giro di poco tempo debutta al cinema. Provocante Lolita dai capelli biondi scombinati, la boccuccia sempre imbronciata e un mezzo busto mozzafiato. Sulla soglia della maggiore età, nello scandalo generale, sposa Roger Vadim, con cui intratteneva già una relazione quando era ancora minorenne.
Da bravo Big Maglione, il regista le regalerà la celebrità dirigendola nel film Piace a troppi e Dieu creò la femme, da tradursi e con Vadim creò BB. Esplode nel mondo il mito della biondina sexy francese. E adesso uno dei momenti che preferisco di Capottini e Cotillon, il momento del make-up, di scoprire quelli che sono i segreti che ha tirato fuori e che ci svelerà la nostra Chiara per questo trucco in perfetto stile Brigitte Bardot. Esatto Francesca, per ricreare questo look su Sara abbiamo utilizzato un eyeliner nero, chiaramente, che tende diciamo in questa forma ad allungarle l'occhio verso l'esterno ed è stato sfumato nella palpebra inferiore proprio nel perfetto stile Brigitte Bardot, come era solita lei portarlo. Le labbra sono naturali, nude, e anche il viso diciamo è scolpito ma in maniera molto molto leggera. Sì, proprio per mantenere questo effetto di contrasto tra questo capello molto appariscente, esatto, l'occhio più marcato e invece tutto il resto, viso e bocca, estremamente bond line, potremmo dire. Esatto. Bene, praticamente diciamo è un make up che a così dire è anche abbastanza semplice, sì, però ci sono alcuni accorgimenti fondamentali da fare. In più tu hai diciamo puntato anche su un altro punto focale dello sguardo, che sono le sopracciglia. Esatto, adesso andremo infatti a riprendere un po' le sopracciglia di Sara, che hanno già una bella forma naturale e come nel caso di Brigitte Bardot erano portate non come si usa diciamo ai giorni d'oggi, ma in maniera molto più morbida, quindi non erano definitissime ma tendevano semplicemente ad incorniciare un look già piuttosto pesante sull'occhio, come tutto questo nero nella parte esterna. Anche perché adesso va di modissima, no, truccare le sopracciglia, improvvisamente sembra che tutti si siano svegliati, esatto, e abbiano deciso di enfatizzare lo sguardo utilizzando anche naturalmente il trucco per le sopracciglia, che fino a qualche tempo fa era semi sconosciuto ai più, tranne che agli addetti lavori, esatto, come te, come altri make-up artist. Le sopracciglia sono diciamo il punto finale di un make-up ben riuscito, che possono ovviamente essere più o meno strutturate, più o meno diciamo naturali, marcate, esatto, a seconda del look che si vuole ricreare, ovviamente dei lineamenti della persona stessa. Certo. In questo caso non abbiamo bisogno di andarle troppo ad appesantire né a marcare, andiamo semplicemente a riempirle un po'. E esatto. Che cosa hai utilizzato? Abbiamo utilizzato una matita per sopracciglia per riempire appunto le zone più vuote delle sue sopracciglia e un fissante. Ecco, benissimo. Mi dicevi per le labbra hai utilizzato meglio colori estremamente neutri, vero? Sì, proprio per riprendere il look al quale ci siamo ispirati e per completare appunto il look ricreato apposta per lei, quindi con questi toni piuttosto morbidi. Allora, voglio svelarvi un segreto. Per avere delle labbra nature e quindi truccate pochissimo con un rossetto chiaro, con un gloss chiaro, occorre che le labbra siano perfette come quelle di Sara. Allora, se avete delle piccole pellicine, vi svelo un segreto della nonna, giusto 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 per voi. Prendete uno spazzolino da denti nuovo a setole morbide, un pochino di miele e lo passate delicatamente sul labbro inferiore e superiore. Lasciate agire per qualche minuto e poi risciacquate con una piccola velina. Vedrete l'effetto ottimale e il risultato sarà quello di maggior durata anche del vostro rossetto, del vostro gloss. Esatto. Hai visto? Imparo qualcosa anch'io con te, eh? Sì. Grazie a te e naturalmente grazie anche a quelli che sono i consigli della mia nonna. Ricordate che i consigli delle nonne sono sempre preziosi. Bene, Sara, io direi che anche col make-up siamo perfettamente in linea con lo stile Saint-Tropez Brigitte Bardot. È bellissimo, è veramente bello. Ti sta molto bene. Tu utilizzi durante la vita di tutti i giorni l'eyeliner oppure hai qualche difficoltà? No, lo utilizzo, però diciamo non in questo modo. È veramente bello e definito perfettamente. Ricordiamo che per la definizione dell'eyeliner dipende molto dalla mano di chi si trucca, perché ovviamente esistono in commercio diverse tipologie di eyeliner, da quello in crema ad applicare con il pennellino al classico eyeliner con il pennellino, esatto, incluso, difficilissimo, che solo poche come lei ad esempio sanno usare, oppure per facilitare proprio il lavoro di noi imbranate a casa esistono anche dei pennellini comodissimi. Sono tipo dei pennarelli che hanno lo stesso risultato in termini di durata e in termini anche di completezza del look dell'eyeliner, ma che sono di più facile applicazione. Esatto. Quindi a ciascuna donna c'è il suo eyeliner, per ciascuna donna esiste un prodotto idoneo. Perciò ragazze, l'eyeliner sta bene a tutti.
basta avere piccoli accorgimenti, seguire i consigli di Chiara e lasciarvi naturalmente aiutare e provare, perché no, perché bisogna anche provarle le cose. Bene Chiara, ti ringrazio. Grazie a te. E naturalmente noi continuiamo, perché Cappottini e Cotillon continua con un sacco di sorprese. Eccoci, adesso siamo qua con Roberto per captare, agguantare quasi con avidità i segreti di questo look alla Brigitte Bardot, che davvero mi sta facendo sognare, Roberto, te lo voglio dire, perché questa acconciatura è fantastica e ha proprio ricreato in pieno lo stile BB. Allora sì, su Sara ho eseguito proprio il classico, l'icona stile di Brigitte Bardot. Quindi come prima fase di partenza ho fatto un taglio lasciando molta scalatura ma tanta lunghezza, quindi scalatura bella accentuata sul superiore, sul davanti, proprio per creare questo effetto di frangia ciuffo aperta, in modo tale per aprire il viso però lasciare delle ciocche che intorno ma che si spostano verso l'interno. Quindi in questo modo, correggimi se sbaglio, l'effetto suo. Incorniciano il viso e ricreano proprio perfettamente lo stile. Perfetto, sì, è esattamente come per dare volume, una maggiore scalatura sulla parte superiore del vertice, e poi ho eseguito questo chatouche bello evidente, abbondante, proprio per dare questo biondo Brigitte, insomma. Poi dopo, per quanto riguarda la piega, ho applicato un siero crema che è specifico per dare l'effetto waves, quindi mosso, però un mosso che rimane morbido sul capello, quindi una texture che elasticizza ma allo stesso tempo lascia molto. Sì, anche perché sono morbidissimi, cioè sono la cosa sconvolgente di questi capelli, è peccato che dalla televisione non possa emergere se non toccandoli, è che è vero, sono boccoli, correggimi se sbaglio, definiti, ma sono morbidissimi. Sono morbidi, sì. Poi ho eseguito una piega tutta lavorata a ferro e piastra, creando delle ondulazioni molto definite, proprio lo stile di Brigitte Bardot, dando volume sulla parte sopra, più piatti sulla parte davanti. E poi chiaramente lo stile suo era questo di maggiore volume sulla parte del vertice, creando una minima cotonatura per esaltare ancora di più il suo effetto. La cotonatura, come effetto ha quello di slanciare, no? Solitamente. Slancia, sì, caratteristica proprio degli anni 60-70. E nel suo caso, insomma, di Brigitte Bardot. Comunque qui tu sei cascato bene, perché la tipologia del capello ben si presta a questo tipo di lavoro. Esattamente, sì. Senti, per mantenere di più la piega, questo tipo di piega, c'è un segreto che possiamo così condividere con le nostre amiche a casa? Beh, sicuramente è quella di lasciarli morbidi tutta la notte, non legarli. La mattina testa in giù, una bella mossa, uno spray volumizzante proprio per dare ancora, per esaltare la piega fatta il giorno. Quindi una chioma leonina, insomma. Abbastanza, sì. Allora, io mi accosto qui un attimo, come si fa con una bella macchina, ma con una bella donna in questo modo, a Sara, perché voglio sapere da Sara se è felice del risultato ottenuto con le mani di Roberto. Molto felice, veramente bella. Sì. Sarai splendida sicuramente per questo weekend a Saint-Tropez. Senti, ma sei emozionata? Tantissimo. Sarà non bellissimo, perché tra l'addio al nubilato, il weekend a Saint-Tropez e il matrimonio, infatti, sei perfetta. Potresti quasi andare in chiesa così, lo sai, è vero? Bene, allora, l'acconciatura è fatta, Sara è quasi pronta, noi adesso ci catapultiamo nella dimensione della moda per scegliere il look adatto per questo weekend a Saint-Tropez, perché ricordiamocelo, è davvero un'occasione speciale, un addio al nubilato con i fiocchi. Eccoci qua, siamo nel paradiso di Blondie Store. Naturalmente è venuto il momento di scegliere quello che sarà l'outfit per la nostra Sara e per la sua occasione speciale, un'occasione più che speciale, lo ricordiamo, l'addio al nubilato con weekend a Saint-Tropez e con le amiche. C'è un trinomio
perfetto. La vedete qui con noi in perfetto stile Brigitte Bardot, prontissima, carichissima. Ti vedo, guarda, sei stupenda e sono sicura che la nostra Vanessa ha già pensato a qualche dettaglio in più per il suo look. Sì, avrei già studiato un outfit un tipico stile Brigitte Bardot anni 60-70 che valorizza bene la fisicità di Sara, bellissima, e quindi andiamo a scoprire quali sono gli outfit adatti a lei. Questa festa, questa di annubilato. Guarda come piace a lui l'idea del di annubilato. Non l'ho mai visto così contento. Lo so io. Roberto Furbetto, perché Roberto, secondo me, ha già intravisto quelli che possono essere gli accessori adatti al look della nostra Sara Brigitte. Sì, è vero Francesca, infatti dopo insieme a Vanessa andremo ancora a cercare il dettaglio perfetto per la serata di Sara. Ispirati alle meravigliose onde che hai creato sulla nostra Sara, che sembrano proprio quelle di Brigitte. Vorrei appunto creare un mix fra gli anni 60-70, appunto l'epoca di Brigitte Bardot, ma anche un qualcosa di più giovane, quindi una serata un po' più... così, un pochino più frizzante. Molto bene, allora noi siamo pronti per quelle che saranno le nostre tre scelte, tra le quali ci sarà la scelta finale per la nostra Sara. Fatto un qualcosa di diverso, di solito ci buttiamo su un vestito, su un tailleur, su diciamo dei completi. Oggi noi giochiamo sullo spezzato, perché ce lo consente il personaggio di Brigitte Bardot, ce lo consente l'occasione speciale di Sara, nella fattispecie appunto l'addio al nubilato, il weekend a Saint-Tropez con le amiche, quindi una meraviglia, e poi ce lo consente anche l'epoca in cui è inserito il nostro personaggio famoso di riferimento, quindi quel decennio che va a cavallo tra gli anni 60 e 70. Cominciamo a vedere in dettaglio quelle che sono state le scelte per quello che riguarda naturalmente l'outfit. Allora, io con Vanessa mi sono consultata, naturalmente ho ascoltato lei perché lei è il guru di Blondie Store, e abbiamo optato per questa serie di scelte che adesso ti voglio sottoporre a te. Ok. Allora, abbiamo questo capospalla che è una camicia in sangallo nero, bellissima, come vedi dalle maniche, dall'ampiezza della camicia, ma anche dallo scollo, è in pieno stile anni 70. Veramente deliziosa, molto bello, sì. Quindi questo è il primo, se così possiamo dire, capospalla di oggi. Poi guarda un po' che cosa ti propone la tua Francesca. Ti propongo un poncho, un capo alternativo molto bello, particolare. Sì. Un po' in stile anche figlia di Folfiori, questo anche un po' coacella, che è bellissimo, questo colore meraviglioso, questa punta di rosso fantastica, che non è un rosso particolarmente acceso, ma è un rosso quasi caldo, molto bello, mi piace molto questo, bello, so sì, che ami il rosso. Potrebbe essere... E poi il nostro jeans è perfetto perché è un jeans anni 70. Da che cosa si differenzia? Allora, il jeans è in color denim, come possiamo vedere, quindi un lavaggio abbastanza chiaro, estivo, con la sgambatura tipicamente anni 70 a zampa d'elefante. Perfetto per lo stile BB. Tieni. E poi, per andare un pochino indietro, quindi fine anni 50, anni 60, facendo dunque un piccolo passo indietro allo stile di Brigitte Bardot, ci catapultiamo nel Vichy. Questi si chiamano quadratini Vichy ed è un vestitino che volendo può essere utilizzato anche come capospalla, anche come top su un pantalone. Oh, ecco tutta la camicia, aiutami. Vedete, questo è bello naturalmente di questa trasmissione. Facciamo vedere tutti questi abiti, ogni tanto ne cade uno, ma non ce ne importa. Ecco, questo è l'altro abitino. Questo non ti vedo particolarmente convinto. Molto bello, rispecchia tantissimo appunto, ma non lo vedo
perfetto per la sua occasione speciale. Per quell'occasione. Ah, ecco, per l'addio appunto al nubilato. E poi c'è questa. Questa è un altro poncho, perché non è una camicia ma è un poncho, ricamato, bianco, candido. Molto ed bello. È, devo dire, delizioso. Anche questo rispecchia perfettamente i canoni di un look anni 60-70. Luca, abbiamo visto che per il sotto abbiamo scelto un pezzo unico, che è naturalmente il jeans a zampa d'elefante. E invece abbiamo giocato con il sopra, abbiamo giocato questo con il poncho, con il poncho, esatto, con il poncho chiaro, con il poncho rosso, abbiamo giocato con la camicia in sangallo e poi abbiamo dato un'alternativa. L'altra alternativa è rappresentata dal vestitino Vichy, quindi abbiamo fatto un passo indietro per quanto riguarda lo stile di BB. Adesso però, visto che vi abbiamo mostrato quello che è, diciamo, il look dei vestiti, tu sei andato a cercare invece gli accessori e so che hai trovato in particolar modo. Vorrei partire da quell'accessorio che io ti avevo richiesto. Cosa ti ho detto io prima? Io voglio quel qualcosa in più. Sì. Quel quid pluris che mi va a impreziosire questo look. Bene. Faccio un po' vedere. Allora, Francesca, io ho trovato questo dettaglio, secondo me, che caratterizza ancora di più la situazione. Sono curiosa, fammi subito vedere, perché questo me l'ha tenuto nascosto anche a me fino adesso, Vabbè, ma questo è un must have, questo è un cult, questo è un cappello originale, borsalino, non è un cappello, il cappello. Borsalino originale con, come vedete qui, la rifinitura in rosso, che è un po' il colore dominante che abbiamo scelto di Brigitte Bardot. Allora appoggialo lì, perché questo è veramente bellissimo, poi lo riprendiamo dopo. E adesso vorrei vedere qual è stata invece la tua scelta per scarpe rosse. L'altro dettaglio, ok. Ecco le scarpe perfette, queste sono proprio anni 70, guardatele qui, plateau e tacco in legno e poi pelle, cuoio rosso, bene, tra l'altro sono anche comode anche per ballare, qualora la nostra Sara vorreste un po' ballare a Saint-Tropez con le sue amiche. Ultimo pezzo, quindi ultimo accessorio, la borsa, è chiaro, non c'è scarpa senza borsa e viceversa, eccola qui, borsa WAC in versione big. Quindi per contenere più cose, anche perché è più comoda anche per viaggiare, no? Certo. C'entra tutto. Sarà un weekend lungo, eh? Esatto, un weekend lungo e ricco, ricco, ricco di emozioni. L'ultimo weekend da single della nostra Sara, quindi va festeggiato a dovere. Questa è la borsa, pratica, semplice, ma originalissima nella sua forma e naturalmente super capiente per accompagnare Sara nel suo weekend di addio al nubilato. Bene. Roberto, appoggiala qui. Noi adesso siamo veramente pronti per sottoporre a Sara quelle che sono state le nostre scelte, grazie naturalmente anche all'aiuto della nostra imprescindibile Vanessa di Blondie Store, e poi tra poco scopriremo insieme quella che sarà la sua scelta. Noi siamo pronti, Roberto, versione stendino, adesso ti passa anche gli outfit, tu sceglierai naturalmente quello con il quale ti sentirai più a tuo agio. Io qui ho due bellissimi accessori, guarda che roba, Roberto ha proprio tirato fuori il meglio di se stesso, addirittura il cappello per eccellenza, il borsalino per te, scarpe, borsa, noi siamo pronti. Bene. Roberto, passa allora, pure. Allora, ti consegniamo, sì? Ecco qua. Entra pure nel camerino, poi io ti passo tutto il resto. Ecco qua. Vieni Sara. Ecco. Borsa, scarpe. Bene. E mentre Sara è lì che sceglie, che si prova, noi possiamo confabulare come al solito. Roberto. Come? Voto 11 al look, perché già così con il trucco di Chiara e con il tuo, diciamo, hair styling, devo dire che hai fatto un lavorone. Poi Sara un po' la ricorda, occhio scuro, profondo. Capelli bellissimi. Ha dei capelli meravigliosi. Sara non ha extension, lo possiamo dire. È vero, natural. Sono tutti suoi. E questo biondo che naturalmente tu hai creato su Sara. Sì, è stato un po' a lavorare, schiaritura, per rendere appunto questo biondo. Ancora più blonde, come Blondie, come la nostra Blondie. Sì. Poi naturalmente noi aspettiamo Vanessa che andrà di là a sistemare, a cercare altre sì, cose meravigliose. Si fa sentire. Eh sì, perché noi siamo tutti curiosi. Tutti curiosi di sapere cosa ne verrà fuori per questo look davvero speciale. State lì, non vi muovete, perché tra poco Sara farà la sua scelta. Beh,
bene, Vanessa e Roberto sono qui, siamo tutti e tre, questa triade, pronti ad accogliere la scelta finale della nostra Sara. Vieni Sara! Eccomi! No, favolosa! Proprio bella, pronta per Saint-Tropez! Prontissima! Allora, analizziamo la sua scelta finale nel dettaglio. Il jeans è quello che avevamo proposto, naturalmente, perché avevamo dato questa scelta, questo out-out più che outfit. Questi jeans a zappa d'elefante. La zeppa, cioè più che zeppa, diciamo il tacco con plateau in legno e cuoio rosso. Questa è la borsa WAG versione modello Victoria, perché appunto Victoria è a ricordare la WAG per eccellenza. WAG sarebbe la wife and girlfriend, la moglie del calciatore che ora è diventata anche la moglie comunque dello sportivo. Certo. E come non omaggiare la WAG per eccellenza, che è la Porsche Spice, cioè Victoria Beckham, la moglie di quel gran figaccione di Vittorio Beckham. Sì, di Vittorio Beckham, sì, di David Beckham. Accidenti ragazzi, qui aiuto, basta, non ne parliamo più. Poi ha scelto questa camicia, diciamo poncho, sì, tutta ricamata, bellissima, che veramente fa proprio tipicamente anni 60-70, sì, un po' col bianco, sa di estate, fa risaltare questi capelli meravigliosi. E poi abbiamo il cappello, un oggetto di culto vero e proprio. Questo è un borsalino originale, bellissimo, con naturalmente il richiamo del rosso, della borsa e delle scarpe. Sei contenta? Felicissima. Io anche sono noi, davvero contento, e vedo Sara molto felice, sorridente, pronta per partire. Anche perché devo dire che questo mi sembra un look che rispecchia anche la personalità, sì, di Sara. Esatto. Bene, quindi noi siamo contenti, perché anche questa volta, grazie a voi e grazie anche a te, è stato possibile compiere questa missione di Cappottini e Cotillon, che come sapete ha sempre voglia di conoscervi e di conoscere le vostre occasioni speciali. Mi raccomando, cercateci, scriveteci sul nostro profilo Facebook, sulla nostra pagina pubblica Cappottini Cotillon, oppure sulla nostra pagina Instagram Cappottini Cotillon. Inviateci la vostra foto, la vostra richiesta, le vostre misure, la vostra taglia, e noi con il nostro staff al completo saremo in grado, speriamo, di realizzare il vostro sogno, quello di vestire i panni di una celebrity per un giorno, per la vostra occasione speciale. E ricordate sempre che con Cappottini e Cotillon vesti la tua voglia di essere una star. I'm falling in love.